Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere che cos'è un albero di ricerca binaria, Binary Search Tree o BST. Un albero è composto da una serie di nodi collegati fra loro. Ogni nodo contiene un valore. Il nodo che sta in alto si chiama root. Ogni nodo può avere dei figli. In questo caso, in questo albero particolare, ogni nodo può avere al massimo due figli. Quindi il nodo 10 ha come figli 8 e 15. I nodi che non hanno figli si chiamano foglie o leaves. In questo caso le foglie sono 1, 9, 12, 18 e 22. I nodi che sono figli dello stesso padre e che si trovano sullo stesso livello si chiamano siblings o fratelli. In questo caso 12 e 20 sono fratelli perché sono figli dello stesso padre, che è 15, e stanno sullo stesso livello. Un subtree invece è semplicemente una porzione di albero. Quindi in questo caso la porzione di albero composta dai nodi 8, 4, 9, 1 è un subtree. Un altro subtree potrebbe essere questo, composto dai nodi 15, 12, 20, 18 e 22. Infine, il subtree non deve partire per forza dal secondo livello. Un altro possibile subtree potrebbe essere quello composto dai nodi 20, 22 e 18. Quindi, quali sono le caratteristiche fondamentali di un albero di ricerca binaria? La prima è che ogni nodo può avere al massimo due figli. La seconda regola molto importante è che ogni nodo presente nel subtree di sinistra è minore o uguale al valore contenuto nel nodo padre. Quindi, in questo caso, se prendiamo 10 e questo subtree come esempio, vediamo che tutti i nodi contenuti in questo subtree, ovvero 8, 9, 4 e 1, sono minori o uguali al valore 10. La terza e ultima regola è che ogni nodo contenuto nel subtree di destra è maggiore al valore del padre. Quindi in questo caso, sempre prendendo come esempio il valore 10, abbiamo che nel subtree di destra, quello composto da 15, 20, 12, 18 e 22, ogni valore è maggiore al valore 10. Queste regole si applicano quindi per ogni nodo. Vediamo per esempio il nodo 15. Come vedete, prima regola, il nodo 15 ha massimo due figli. Seconda regola, ogni nodo contenuto nel subtree di sinistra, ovvero in questo caso solo il nodo 12, è minore o uguale al valore 15. Terza e ultima regola, ogni nodo contenuto nel subtree di destra, in questo caso 20, 18 e 22 è il subtree di destra, ha i valori maggiori rispetto a 15, quindi 20, 18 e 22 sono più grandi di 15. Andiamo a vedere infine un terzo caso, prendiamo il nodo 4 per esempio come riferimento, vediamo se vale la prima regola, il nodo 4 ha massimo due figli, in questo caso ne ha uno solo, che è il nodo 1, la seconda regola. Tutti i nodi contenuti nel subtree di sinistra, quindi in questo caso solo uno, il valore 1 appunto, è minore o uguale al valore 4, quindi è soddisfatta. La terza regola in questo caso non può essere applicata visto che il nodo 4 non ha il subtree di destra. Ora invece proviamo a costruire un albero binario partendo da questo pseudocode. Come prima cosa dobbiamo mettere il primo elemento come root del nostro albero binario. Quindi prendiamo il numero 9 e mettiamolo come root. Per i successivi elementi dovremo seguire queste tre operazioni in un loop. Quindi prendiamo il numero 15, confrontiamo il numero 15 col valore 9. 15 è minore o uguale di 9? No. Seconda comparazione, 15 è maggiore di 9? Sì. Vado a destra. Terza istruzione, se il posto è vuoto, inserisco il nodo. In questo caso a destra di 9 non c'è nulla, quindi posso inserire 15. Ora è il turno del numero 6. 6 è minore o uguale a 9? Sì. C'è qualcosa a sinistra di 9? No. Quindi posso inserire il numero 6. Venti. 20 è minore o uguale a 9? No. 20 è maggiore di 9? Sì. Allora vado a destra. In questo caso, a destra, il posto è già occupato dal 15. Quindi ripeto le stesse istruzioni usando 15 come riferimento. 20 è minore o uguale a 15? No. 20 è maggiore di 15? Sì. Quindi vado a destra. A destra di 15 c'è un posto libero? Sì. Inserisco il numero 20.
Ora è il turno del numero 4 e ricomincio dalla root. 4 è minore o uguale a 9? Sì. Vado a sinistra. A sinistra c'è già il numero 6, quindi confronto il 4 col 6. 4 è minore o uguale a 6? Sì. Vado a sinistra. A sinistra ho un posto vuoto, quindi posso inserire il numero 4. Ora andiamo un pochino più veloci per i restanti numeri. 12 è minore o uguale a 9? No. 12 è maggiore di 9? Sì. Vado a destra. 12 è minore o uguale a 15? Sì. Vado a sinistra. C'è un posto libero? Sì. Inserisco il numero 12. 14 è minore o uguale a 9? No. 14 è maggiore di 9? 14 è minore o uguale a 15? Sì. Vado a sinistra. 14 è minore o uguale a 12? No. 14 è maggiore di 12? Sì. Quindi vado a destra e inserisco il numero 14 nel posto libero. 2. 2 è minore o uguale a 9? Sì. 2 è minore o uguale a 6? Sì. 2 è minore o uguale a 4? Sì. Quindi vado a sinistra del 4 e inserisco il numero 2. L'ultimo numero è 7. 7 è minore o uguale a 9? Sì. 7 è minore o uguale a 6? No. 7 è maggiore di 6? Sì. A destra di 6 c'è un posto libero, allora inserisco il numero 7. Ora andiamo a verificare velocemente se quello che abbiamo fatto è veramente un binary search tree e quindi soddisfa le tre regole. La prima, ogni nodo ha al massimo due figli, in questo caso sì. La seconda, la verifichiamo per esempio col numero 9, ma potete verificarla per qualsiasi nodo. Vediamo che tutti i nodi contenuti nel sottoalbero a sinistra sono minori di 9. Per la terza regola, invece, sempre usando 9 come riferimento, vediamo che tutti i nodi presenti nel sottoalbero di destra sono maggiori del valore 9. Quindi in questo caso 15, 20, 12, 14 sono maggiori di 9, mentre 6, 7, 4, 2 sono minore o uguale a 9. Quindi, come avete visto, seguendo questo semplice algoritmo, abbiamo creato un binary search tree partendo da una serie di numeri. Questo conclude il video. Se vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie!